nella nuova strutturata officina, perché tutta la parte alta che viene chiamata fuori non esisteva, dato che con i treni la protezione si fa tutto. Comunque, qui vi devo presentare i carrelli. Questo è uno dei tre carrelli motrice e poi ce n'è un quarto, che è un carrello portante, che stiamo facendo alla carrozza. Il carrello motrice ha due motori da 100 kW, un'ammortizzazione primaria sull'asse e una secondaria a molle. Faccio vedere la foto perché non vedete molto di tutto sul carrello, che sono queste qua. In più c'è un ammortizzatore pneumatico. C'è un sistema frenante idraulico, perché i carrelli motrici hanno i freni ci vuole la pressione per farli frenare, e invece quello attivo, che è contante, ci vuole pressione per frenare, invece questo funziona. Per parole, il carrello attivo, una volta che si parcheggia l'automobile e viene in discesa, ma perciò bisogna dare potenza per per la prima volta. Se io sollevo il treno, il carrello non si muove, perché sono effettivamente alimentato con degli ammortizzatori speciali provati in tutto il mondo, a meno che su qualche altro tram, tra un altro modello di Svizzera, che non è il treno. Un'altra differenza tra i treni vecchi e i treni nuovi è che questi in discesa, in frenatura, immettono corrente sulla linea di portata. Il tuo collega me lo spiegherà meglio, perché lui c'è la parte elettrica. Poche parole, per le ferrovie federali si sa, ma i loro belli da 3 discendono di quello che uno sale. Sopra c'è appoggiata la carrozza intodonizzata, ma qualcuno di voi mi capiterà, se userà il nostro tram, sedere sul motore, sedere sotto il motore non accogliersi di nulla, talmente è intodonizzata. Abbiamo delle ruote più piccole rispetto ai vecchi treni, ma dall'interno una banda in plastica che assorbe i rumori e diminuisce le vibrazioni. Peraltro, viaggiando non ve lo vedrete di nulla. Anche noi vorremmo rifare l'orecchio quando usciamo, perché con l'orecchio lo sento lontanamente l'orecchio. Questi sono molto, molto utili. È un sistema di presa di emergenza nella vita, in maniera che quando fare l'emergenza il abitato si attacca al binario. Perché questo? Questi nuovi tram che si trovano in città hanno bisogno di un'accelerazione maggiore e una fretta molto corta, essendo in città. Sulla linea, con qualche passaggio a livello, qualcuno che il passaggio a livello interviene le barriere, potrebbe poter fare in città, non è che è una linea unica, questo potrebbe essere che si vuole fare l'emergenza sul posto. Per la trazione e poi due piccoli che servono perché ci metterci la ricondizionata nelle piccole precature. Questo componente ogni modo gestisce il motore. Da 1200 trasforma in 400 volt la tensione e viene fatta, il motore funziona con un generatore, come generatore di frequenza. La velocità del motore varia in base alla frequenza e questo viene gestito tutto da queste componenti. In più, quando il treno scende e discesa, lui fa anche da generatore che rimanda la tensione in linea. Niente, è raffreddato d'aria, la gabbia è schermata e ogni modulo gestisce il motore. Ci sono 6 motori sul treno e ogni motore gestisce da un modulo.
carino perché è stato tutto contenuto in uno spazio molto ridotto. Se è stato costruito 20 anni fa, ci dovrebbero 3 di questi contenitori per contenere quello che riesce a fare la tecnologia con questo piccoli componenti, se li vogliamo dire così, perché è piccolo. 100 entra qua e 400 volte il motore, 6 motori, ogni modulo gestisce un motore. Questi sono collegati tra di loro perché devono anche regolare il motore, non può che un motore va di più, uno va di meno, e quindi tutto gestito dall'elettronica che devono essere tutti gestiti uguali, alla stessa potenza, e tutto viene fatto queste da questi componenti. Dato è la lunghezza totale del nuovo veicolo 45 metri e mezzo, larghezza 2,40. Oggi il nostro vecchio trenino è 2,60, quindi questo sarà un po' più strettino, non dà quasi l'impressione, a parte la punta della cabina un po' più strettina, ma alla fine non dà l'impressione neanche di essere più piccolino. 98 posti a sedere, quindi siamo un po' meno del treno attuale, la capacità totale sono 293. 600 posti li raggiungeremo al mattino, una volta che abbiamo ricevuto tutte le unità, verso ottobre-novembre l'ultima unità sarà arrivata, quindi i treni del mattino di punta e i treni della sera viaggeranno in doppia composizione, quindi avremo molta più portata, quindi molto più comfort, più spazio per tutti. Magari un attimino la velocità, 80 km orari è la velocità massima del nostro veicolo. Non li raggiungeremo sulla linea vecchia, li raggiungeremo nella nuova rete tram quando andremo nel tunnel uscita in città. Il veicolo li raggiunge e li fa, però sulla rete vecchia teniamo le velocità attuali. Ok, senza indugio saliamo sul veicolo. Ecco, all'entrata vi sarete accorti della luminosità, è molto gradevole, i colori sono stati studiati apposta per garantire e maggiorare questo comfort all'entrata, ma soprattutto sarà il clima che ci accorgiamo. Giornate come oggi con i treni vecchi vuol dire fare 20 minuti alla canna del gas, con questi aumenteremo anche da quel lato lì il comfort. È molto molto sperata e finalmente ce l'abbiamo. Sedili, questi qui sono gli involucri del carrello motore che abbiamo visto di là, quindi qui sotto c'è il motore e il riduttore che praticamente dà la trazione al carrello motore, di qua e di là. Seduti tranquillamente facendo il vostro viaggio, voi non sentirete vibrazioni e rumore proprio per il sistema che è stato sviluppato per questo tipo di veicolo. Ok, andiamo avanti. Questa è la cassa senza sedili o pochi posti a sedere, perché queste sono predisposte per i disabili. La carrozzina entra di qua, si posiziona all'interno di questo spazio, quindi è protetta e al sicuro in caso di frenate brusche o di accelerazioni, rimane praticamente riparata da questo spazio. Con il proprio interfono dedicato, quindi qui si può chiamare direttamente il macchinista e conversare in caso di problemi o in caso di qualcosa. Tasto adibito al disabile, l'unica differenza del tasto disabile agli altri è che schiacciando qua apriamo la porta dal lato abilitato
per 10 secondi in più del tempo normale, quindi il disabile ha tempo di muoversi da qui e portarsi alla porta uscita. Informazioni ai passeggeri, qua quando abbiamo impostato la corsa, praticamente un itinerario impostato, lo schermo si divide in due, da una parte la parte pubblicitaria, da una parte tutto quello che è informazioni sulla corsa, quindi stazione dove siamo, prossima stazione e stazione di destinazione, con i tempi e la previsione di arrivo per la stazione dove noi siamo destinati. Inoltre alla fermata, quando ci fermiamo, il macchinista abilita la porta destra o sinistra, qui esce la freccia che dice la direzione dell'uscita. L'altro interfono è questo, che è combinato con la manopola del freno d'emergenza. Caso di qualcosa, di un pericolo, di qualche cosa, chiunque che attiva l'allarme crea una chiamata al macchinista, suona l'interfono e si può parlare col macchinista. Un'altra particolarità, abbiamo 14 telecamere che sorvegliano l'area dove noi siamo su, al momento che noi tiriamo l'interfono si attivano le videocamere di quest'area, quindi il macchinista riesce a capire se è effettivamente un problema, se è qualcuno che si è attaccato per sbaglio, se è un bambino che voleva fare il furbetto, o comunque può decidere, mi fermo subito o vado alla prossima stazione. Magari già che si è aperta la porta e il tasto fuori l'avete visto, tasto interno uguale, abbiamo sicurezza banda ottica qua, che protegge praticamente su tutta l'altezza dalle due parti, e abbiamo la sicurezza nella gomma, se rimane una mano dentro praticamente si attiva. Stessa cosa sullo scalino, abbiamo una frizione praticamente che crea un assorbimento di corrente, la centralina riconosce se c'è un ostacolo davanti o sotto. Adesso passa qui. La carrozza qui è la carrozza con posti a sedere prioritari, qui c'è più spazio tra un sedile e l'altro per facilitare praticamente posto a sedere delle persone anziane e delle donne incinta, quindi la persona normale, il bambino che è seduto, quando arriva una persona del genere dovrebbe dare la priorità e cedere. Cabina guida, avete visto, abbiamo due cabine guida, il macchinista arriva al capolinea Ponte Tresa o Lugano, cambio banco, cambia cabina per fare il ritorno praticamente all'altra stazione. Le due cabine sono ridondanti, hanno le stesse funzioni, la stessa disposizione di tutte le apparecchiature, quindi non c'è nessuna differenza tra cabina B e cabina A. Se volete entrare e fare una foto potete farlo. Non toccate il tronco qua di emergenza, se no spegnete il treno, e fate attenzione al pedale del fischio. Dopo di resto non c'è attivo niente. Abbiamo, vedete, i due schermi davanti, sono schermi touch, dove tutte le informazioni del veicolo vengono date al macchinista. Dalla parte di qua è quello che è informazione e videosorveglianza, e dall'altra parte sono le informazioni per la guida, quindi la trazione, la corrente della catenaria, batterie, velocità e tutto quanto che serve al macchinista per condurre il treno. Qui abbiamo la videosorveglianza delle stazioni, questi qui sono i retrovisori a videosorveglianza, abbiamo delle telecamere per la videosorveglianza laterale, per il retrovisore laterale. Questa è la videosorveglianza delle fermate in curva. Abbiamo delle fermate in curva, Magliaso Paese, Laghetto, Serocca in direzione Lugano, e Lugano dove praticamente essendo in curva il macchinista non ha la visibilità di tutta la fiancata. La videosorveglianza della stazione crea praticamente tutte le immagini sul pannello in modo che il macchinista vede tutto il treno, tutta la stazione la vede qua. Ok? Thank you.
hanno sempre questi manicotti. Abbiamo un tubo di uscita della sabbia e un tubo di aspirazione delle polveri. La sabbia viene spinta tramite aria compressa e da questo tubo viene aspirata la polvere, in maniera che non ci sia polvere niente. Come arriva la sabbia? I tubi qua sono collegati agli serbatoi tamponi che puntiamo su là. Qua sono collegati loro volta all'impianto sabbia. L'aria compressa spinge la sabbia dal silo fino ai serbatoi tampone fino ad arrivare ai serbatoi tamponi. La sabbia si trova nel silo. Questa macchina serve a ritorsionare le ruote dei treni e nel giro di 3 al massimo 4 giorni possiamo ritorsionare tutte le ruote di un treno. Quindi 16 ruote, 3-4 giorni per fare. E sotto mi sta facendo la misura, dopo 4 giri lui mi dice esattamente che diametro ho. In questo caso abbiamo un diametro di 595 e 83, quindi 595 mm e 83 centesimi di millimetro di diametro.